Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo brevemente di alcuni dei più importanti progetti a cui ha contribuito Elon Musk, uno degli uomini più ricchi e influenti al mondo. Elon Musk è nato il 28 giugno 1971 a Pretoria, in Sudafrica, in una famiglia benestante. La madre faceva la dietologa e da giovane ha lavorato anche come modella. Il padre, invece, lavorava come ingegnere elettromeccanico. A soli 24 anni, dopo l'università, Elon iniziò a lavorare a vari progetti di successo. Nel 1995, con i soldi raccolti da un gruppo di business angels, insieme a suo fratello Kimball, lanciò il primo, Zip2. Una volta raccolti i capitali, presero un piccolo ufficio in affitto a Palo Alto, cittadina di poco più di 60.000 abitanti nella parte nord della Silicon Valley. La società inizialmente forniva alle imprese locali una presenza su internet, ma in seguito il suo core business cambiò. Iniziò a sviluppare e vendere guide cittadine online per l'industria editoriale di giornali. Questa società, nel 99, fu acquistata da Compaq Computer per circa 350 milioni di dollari. Nel marzo del 99, Musk decise di investire il ricavato in un nuovo progetto, X.com, una società di servizi finanziari online. L'anno successivo essa si fuse con una delle sue principali competitor, Confinity, cofondata, tra gli altri, da Peter Thiel. Essa aveva sviluppato un servizio di pagamento chiamato PayPal e nel giugno 2001 la società fu rinominata proprio così, PayPal. Nel 2002 poi la compagnia fu acquistata da eBay per circa 1,5 miliardi di dollari, ma nel 2015 è stata scorporata da essa e si è quotata in borsa autonomamente. Nel 2001 Elon Musk propose il progetto Mars Oasis, il quale consisteva nel tentativo di creare una greenhouse su Marte, contenente semi con gel liofilizzati che una volta reidratati avrebbero permesso la crescita delle piante sul suolo marziano. Nacque così, all'inizio del 2002, SpaceX, dalla collaborazione tra Elon Musk e Tom Mueller. Uno dei principali obiettivi della società è quello di ridurre drasticamente i costi legati ai viaggi nello spazio, rendendoli disponibili a un pubblico molto più ampio. Anche per questo motivo, uno dei maggiori traguardi di SpaceX è stato lo sviluppo di un sistema di lancio nello spazio riutilizzabile. La società ha dato vita, inoltre, al progetto Starlink, attraverso il quale prevede di lanciare quasi 12.000 mini satelliti con lo scopo di offrire un servizio internet ad alta velocità e a bassa latenza, in grado di competere con i servizi forniti dalle altre reti già presenti. Nel 2003 aiutò Martin Eberhard e Mark Tarpening a creare Tesla, l'ormai famosissima società produttrice di veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. Il primo veicolo prodotto fu un'auto sportiva ispirata alla Lotus Elise. Di questa sono stati venduti circa 2.500 esemplari in 31 paesi nel mondo. Questo modello ha permesso all'azienda di rivoluzionare il concetto di auto elettrica, prima concepita come qualcosa di poco applicabile all'industria automobilistica. Il secondo veicolo prodotto, nel 2012, fu una berlina che prese il nome di Model S. Successivamente lanciarono la Model X, un SUV la cui caratteristica principale è data dalle porte posteriori ad apertura verticale. Infine lanciarono la Model 3, il modello al momento più economico della compagnia. In sviluppo per il prossimo futuro, ad oggi risultano il Semi, un trattore stradale, la Roadster 2.0, il Cybertruck e il Cyberquad. Nelle ultime settimane, con una capitalizzazione di mercato di oltre 800 miliardi di dollari, Tesla è diventata la quinta società più grande dello Standard & Poor's 500. Nel 2006 Elon ispirò i suoi cugini Peter e Lyndon Rive nella creazione di SolarCity, una società specializzata in prodotti e servizi legati al fotovoltaico, che venne acquistata da Tesla nel 2016 per 2,6 miliardi di dollari. Musk, oltre ad essere l'investitore principale, opera come presidente del consiglio di amministrazione. Nel 2013 Elon e un piccolo gruppo di ingegneri di Tesla e SpaceX hanno pubblicato un progetto dal nome Hyperloop, un sistema di trasporto ad alta velocità alternativo a navi, aerei, automobili e treni. Esso prevederebbe di viaggiare in delle capsule pressurizzate all'interno di tubi a pressione ridotta. Nel novembre 2020, il cofondatore dell'azienda e il capo di Passenger Experience hanno preso parte al primo viaggio con equipaggio di Hyperloop in Nevada, vicino Las Vegas. Nel test, i primi due passeggeri hanno percorso 500 metri in 15 secondi. L'obiettivo futuro è quello di raggiungere i 1000 km orari,
percorrendo in circa 30 minuti una distanza come quella tra Milano e Roma. Nel dicembre del 2015 Elon ha annunciato la fondazione di OpenAI, una società senza scopo di lucro che conduce ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo dichiarato è quello di avvantaggiare l'umanità nel suo insieme, attraverso lo sviluppo e l'utilizzo di queste intelligenze. Nel febbraio 2018, tuttavia, ha lasciato la presidenza della società per evitare conflitti di interesse con il suo ruolo in Tesla, pur rimanendo un donatore. Nel 2016 ha cofondato Neuralink Corporation, una società che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili. L'azienda ha l'obiettivo di creare dispositivi in grado di curare gravi malattie cerebrali. Infine, sempre nel 2016, Musk ha fondato The Boring Company, un'azienda di infrastrutture, con lo scopo di creare una rete di tunnel sotterranei che aiutino a ridurre il traffico nelle grandi città. Attualmente sono in programma dei tunnel a Los Angeles, a Baltimora e a Chicago. Insomma, Elon Musk, che piaccia o meno, è una persona che sta contribuendo a cambiare il mondo. Con un patrimonio di quasi 200 miliardi di dollari, oggi è uno degli uomini più ricchi del pianeta. Facci sapere nei commenti cosa ne pensi di lui. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!